Pierini. Il tiro è il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben trovati a una nuova puntata di Immarcabili, puntata un po' particolare in quanto il mio compagno di avventure Marco Pagliariccio è, come ben sapete, meritatamente in viaggio di nozze e quindi puntata speciale, ospite con me per parlare un pochettino di più che altro di Serie B, c'è cioè il coach della NPC Rieti, attualmente agli ottavi, se non sbaglio, di Supercoppa di Lega 2. Grazie coach di darmi una mano, insomma. Grazie a voi dell'invito. Allora, siamo già ai quarti. Ai quarti, ecco, mi ero perso un turno. Ok, parlando di Serie B, innanzitutto complimenti per la grande vittoria dell'ultima di Supercoppa, ottenuta senza un americano, quindi velocemente, insomma, proprio per curiosità, raccontaci come sta andando velocemente il tuo precampionato, questo inizio di avventura, insomma, in A2, che ricordiamo l'NPC è stata una delle grandi protagoniste dello scorso anno di Serie B nel girone C, poi insomma hanno deciso di fare questo salto di categoria, liberandosi anche un po' tra virgolette dal peso, passami in termini, del derby, che poi dopo insomma toccheremo. Però ecco, come sta andando questo avvio di stagione in Lega 2? Allora, l'avvio di stagione è un po' travagliato perché abbiamo avuto una serie di infortuni, di cui uno anche parecchio grave, perché Alessandro Naoni ci ha rimesso il crociato nell'amichevole con Pistoia, e però la società è stata subito pronta e da oggi avremo a disposizione Lucas Maglietti, argentino scuola Stella Azzurra, che ha già giocato in A2 l'anno scorso. L'altro argentino, Benjamin Marchiaro, ha avuto una frattura del metatarso, rientrerà fra 20 giorni. E abbiamo uno stiramentino a un americano, quindi non ci siamo fatti mancare niente. Nonostante questo siamo riusciti mercoledì a fare una bella partita, una bella vittoria che conta meno del 2 di picche, però intanto vincere è sempre, come dice Nick Rinaldi, vincere è sempre bello. E quindi adesso andiamo avanti, è sempre prestagione, però le partite vanno giocate, vanno provate a vincere tutte, quindi bene così. Per te terza stagione, se non sbaglio, su in Lega 2, dopo la cavalcata di Montegranaro, insomma, questo mi serve da gancio per andare a parlare un pochettino di Serie B. Partiamo proprio da Rieti Sebastiani, per vicinanza, che appunto ha vinto con qualche fatica in più del previsto con Matelica, non so se eri per sbaglio a Palazzetto o comunque se magari hai avuto modo di dargli un'occhiata, ma in generale, tralasciando la partita di cui magari parlerò un pochino io velocemente, che aria si respira in città con questa Sebastiani, nuovo corso, coach dell'Agnello, un coach importante come lo era importante quello dello scorso anno, qualche cambiamento, è arrivato Marcello Chiodoni, insomma, come la vedi questa Real Sebastiani quest'anno? Allora, non ero al palazzetto con Matelica per una contemporaneità, ma ero invece a vedere martedì sera la partita con la Luis. Come vedo la Real Sebastiani? Molto diversa dall'anno scorso, hanno decisamente scelto di andare su meno nomi di blasone e più giocatori di categoria. Nonostante questo, però, hanno fatto scendere Spanghero, Tomasini, hanno preso Paesano, che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, hanno fatto scendere Matrone e hanno scelto di partire subito con Otto Senior, Chinellato, Mastrangelo, che secondo me è un giocatore super per la categoria. Comunque sarà una delle protagoniste di questa Serie B. Questa Serie B che al contrario, o comunque diversamente dall'anno scorso, è un imbuto ancora più stretto. Prima parlavi giustamente della scelta del mio presidente, che secondo me su questo è stato molto lungimirante, sapendo che la Serie B sarebbe stata molto dura sia da percorrere per mantenere questa famosa terza categoria che arriverà, ma soprattutto poi in ottica provare a fare almeno un salto, provare a stare ancora qualche anno in Lega 2, che sarà una categoria appunto che quando diventerà a 20 squadre sarà abbastanza tosta per società non,
non di altissimo livello, quindi ci siamo tolti, come hai detto giustamente, un po' il peso del derby, che l'anno scorso alla fine da una parte è stato divertente perché abbiamo fatto partite di Supercoppa, partite qualificazione Coppa Italia, con Alex c'era un super rapporto sia lavorativo che fuori dal campo, quindi siamo diciamo ritornati all'anno prima, dove non c'ero io, c'era Alessandro Rossi, dove le due società erano divise da una categoria. E però credo che la Real ambisca al grande salto, l'abbia dimostrato dal giorno in cui ha preso Sandro Dell'Agnello ad allenare. Abbiamo visto anche Mattelica, io l'ho vista personalmente in amichevole, ma una squadra, mi viene da dire, operaia, non so se ce l'hai più o meno presente, comunque Sec, Nien, Riccio, Gallo, insomma una squadra con qualche scommessa, secondo me meritata di C-Gold. Mattelica che non nasconde di voler provare ad arrivare tra le prime, diciamo ottava, per provare a rimanere in Serie B. Secondo me, sulla carta, non voglio tirarla perché ho una marea di amici, tra cui allenatore, presidente, eccetera, eccetera, non gliela voglio tirare, però forse manca qualcosina, perlomeno sulla carta, anche visto che, poi ne parleremo, questo inizio oggettivamente abbastanza difficile da pensare, specie per l'ultima partita, quella contro Faenza, di Senigallia, che potrebbe essere un'altra di quelle squadre, diciamo, che potrebbe lottare tra il sesto e l'ottavo nono posto. Come vedi, insomma, Mattelica, se c'hai più o meno presente il roster? No, la Serie B la seguo, magari non vedo, adesso non sto vedendo molte partite, dovendo vedere quelle delle Lega 2, ma seguo tutto il mercato. Mattelica credo abbia fatto la classica scelta della neopromossa, confermando qualcuno, andando a mettere tanti chili sotto canestro e tanto atletismo, prendendo giocatori che comunque la categoria Serie B l'hanno fatta. Quell'obiettivo ottavo posto, come ti dicevo prima, è duro perché non puoi sbagliare niente. Se pensiamo che l'anno scorso Faenza è arrivata alla fine settima, ma diciamo che è entrata l'ultima giornata nelle otto, e Ozzano è restata fuori, capisci che non puoi sbagliare veramente niente. E quindi sì, probabilmente un po' di talento manca e magari più avanti nella stagione vedranno cosa fare. Mentre di Senigallia ormai non parlo più, perché continuo a dire che Federico Ligi è uno dei grandi understimated della nostra pallacanestro, che con poco fa sempre molto, credo abbia sbagliato forse una stagione a Jesi in carriera, quindi ha costruito ancora una volta una squadra con grande intelligenza, spendendo il giusto, ma che in categoria secondo me potrà far bene. Non voglio tirargliela perché voglio bene sia a Senigallia che appunto che a Federico, e quindi spero per loro che vada tutto bene. Senigallia che ricordiamo ha battuto Jesi abbastanza in maniera convincente. Jesi è una delle favorite comunque per rimanere tra i primi 5-6 posti, ma tutta in maniera abbastanza convincente, con l'esordio in panchina del mio amico Paolino Filippetti, cosa non da poco, altra scommessa di Federico che per ora insomma sembra portar bene, e poi ha in maniera del tutto impensabile, è andata impensabile per i valori in campo. Noi stessi abbiamo dato a Faenza probabilmente il ruolo di prima anti Rieti Firenze, scegliete voi insomma quella che potrebbe essere la squadra da battere, e è andata a vincere con un Pozzetti che, se non sbaglio, ha ricominciato a sparare tutto quello che gli arriva in mano, segnando quasi tutto quello che gli arriva in mano. Si è rivisto, mai smesso. Esatto, come se non avesse mai smesso dall'ultima stagione di Senigallia. Si è rivisto Musci, che ha fatto subito bene, c'è avuto un po' di problemini, parliamo anche di Santucci e Neri. Santucci molto convincente nelle prime due uscite, anche Neri, nonostante sia un pochettino indietro a livello fisico per il noto problema al ginocchio. Insomma, una Senigallia che praticamente, com'è come non è, senza volerla tirare anche qui, ogni anno sembra che debba far fatica per fare i playoff, poi alla fine com'è come non ci rientra. Ovviamente mi associo anch'io a quello che hai detto su Ligi, di stagioni sbagliate da Ligi veramente poche. Ce la possono fare secondo te a fare ottavi? Senigallia, secondo me sì, perché per tutto quello che abbiamo detto, però non credo che il discorso vada molto lontano da Mattelica, nel senso che non devono avere la pressione di questo risultato, perché non hanno, secondo me, speso come altre. Quindi è logico che poi in campo non vanno mai i budget, però è una cosa da valutare, ecco.
Parliamo ora dell'altro derby che era in programma al primo turno, quello tra Fabriano e Ancona, due protagoniste sicure del prossimo campionato. Insomma, Fabriano che domina sostanzialmente, comunque conduce in maniera abbastanza convincente per tre quarti, poi alla fine si spegne un po' la luce, Ancona con una bomba di Ciribeni mette il naso avanti, una bomba importantissima, e alla fine vince una partita che sostanzialmente Fabriano aveva condotto. Il primo ritorno, tra virgolette, di Simo Cent'anni in orbita Rieti l'anno scorso, insomma, questo non è un mistero, poi chiaramente non se ne è fatto più nulla. E che squadra vedi da una parte e dall'altra, con una Fabriano che ha cambiato ovviamente tanto dopo la retrocessione e Ancona idem per discorsi probabilmente diametralmente opposti, insomma, un po' di progetto, un po' di scelte. Come vedi entrambe? Credo che la costruzione sia abbastanza diversa, ovvero Fabriano ha un quintetto da prime 4-5, però credo sia un po' corta poi, diciamo, nella panchina, in quelli che salgono dalla panchina, e quindi in una media non la vedo sinceramente tra le prime appunto 4-5 posizioni per questa cosa qui. Però il quintetto è di assoluto livello, Francesco Papa che conosco bene, Jan De Fol sotto canestro, atletismo allo stato puro, Verri, Cent'anni, Stanic. Cioè, da lì poi, secondo me, per fare prime 4-5 servirebbe un innesto di qualità. Ancona, discorso diverso, squadra profonda, squadra costruita secondo me con grande intelligenza, perché c'è un mix di fisicità, di talento, di chili e di esperienza che la può far stare tra le prime posizioni assolutamente e con ambizioni. Ancona che poi dopo aver insomma vinto con Fabriano si è trovata una partita di mercoledì a sbattere contro l'altra grande favorita del girone D questa volta, ovvero fino all'anno scorso era nel nostro girone, parlo chiaramente della pallacanestro del Rosetto, anche qui per fare un volo velocissimo su comunque una squadra che vuoi o non vuoi, è geograficamente vicina alle nostre, conosciamo molto bene, una pallacanestro Roseto che vince abbastanza in scioltezza contro la Luciana Mosconi, cambiando anche qui tantissimo, insomma, ecco, perché è una squadra che probabilmente ha fatto tesoro delle difficoltà dell'anno scorso, un po' come la Sebastiani, diciamo che un po' più giovane, è mancato un po' di condizione fisica probabilmente a Valerio compagni l'anno scorso per poi farla fino in fondo, e quest'anno sembrano aver comunque inserito dei giocatori un po' più giovani, un po' più freschi, un po' più atletici che possano dare quello sprint in più, e poi comunque il non essere nel girone C secondo me aiuta, vuoi non vuoi. Sì, girone D che però con Ruvo di Puglia e Salerno, la stessa Avellino, adesso Reggio Calabria sta facendo degli acquisti incredibili, quindi credo che quest'anno la Serie B sia magari non nelle punte che avevamo noi nel girone C l'anno scorso, perché alla fine noi siamo arrivati quarti a due punti da Roseto che è arrivata prima, e quindi credo che il girone C dell'anno scorso verrà ricordato un po' come uno dei gironi più forti della Serie B. Credo che quest'anno ci siano più squadre che hanno investito di più per appunto provare a restare in quelle famose squadre della terza categoria. Roseto secondo me ha avuto una sliding doors l'anno scorso, più che dipendente da loro è stato il fatto che Faenza ha giocato senza alcuni giocatori contro Rimini, e perché ha vinto al Flaminio, ha giocato i supplementari in casa prima senza Vico e senza Poggi. Probabilmente staremo parlando di qualcos'altro, perché se Faenza era in gas poteva veramente far fuori Rimini, che poi è andato in A2, e poi Roseto avrebbe giocato magari con Faenza, magari poteva succedere tutto. Però ci sono delle sliding doors a volte nei campionati che contano, e Roseto era comunque arrivata prima. Secondo me ha messo nel ruolo di tre, diciamo, due giocatori che non aveva l'anno scorso, probabilmente l'anno scorso con Morici o con Santiangeli avremmo parlato di altro, e quest'anno per andare sul sicuro li ha messi entrambi.
E in conclusione di questa parte, insomma, legata alla Serie B, abbiamo accennato della riforma dei campionati, una riforma comunque molto importante che ti ha toccato, tra virgolette, con questa scelta che hai detto, insomma, del presidente dell'NPC, secondo me anche qua molto sensata, mi associo, di staccarsi un pochettino da quella che sarà poi la risuddivisione B1, B2, chiamatela come volete, di provare a stare in A2. Risolve questa riforma dei campionati? Serve realmente a qualcosa o è più, come io temo, purtroppo ho il dubbio, specie per la parte che riguarda più me rispetto a te, cioè la parte bassa della B2, un cambiare nome e un rimescolare le carte che poi alla fine risolve un poco? Allora, risolvere non so cosa possa risolvere, cioè ci sarebbero tante cose da fare e non credo che sia questo il posto in cui parlarne, però le riforme andrebbero fatte più a fondo e su molte cose. È chiaro che diminuendo il numero di squadre in A2 aumenti il livello per forza, perché se passi da 28 a 20 aumenti il livello, poi non so cosa vorranno fare, se fare un girone unico, se fare due gironi da 10, una fase orologio, però aumenti il livello per forza, soprattutto aumenti il livello nella terza categoria che passa da 64 a 42, poi 32, se non voglio dire bagianate. E è chiaro che ci sono meno posti di lavoro per tutti, perché poi la quarta categoria sarà un interregionale, quindi bisognerà andare a vedere come le società vorranno intraprenderla, come gli sponsor vorranno intraprenderla. Sarà una cosa nuova, l'ennesima modifica che bisogna vedere come verrà recepita dal sistema. È chiaro che una B a 32 squadre in tutta Italia sarà di un livello superiore a quella 64. Abbiamo visto per anni qualche squadra che partiva già in difficoltà e magari faceva 2, 4, 6 punti in tutta la stagione e giocava contro squadre partite un po' inutili, diciamo, mentre secondo me si ritornerà alla vecchia B1, che sotto la Lega 2 a 16 era divisa in due gironi appunto da 16 e 32 totali, in cui il livello era molto alto. Io ti ringrazio, Ceca, per questa carrellata volante sulla Serie B. Ti faccio un in bocca al lupo per l'imminente inizio della stagione, anzi stagione che è già iniziata, per insomma la partita di Coppa che avete. E niente, alla prossima, buon lavoro. Saluta le Marche. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Da solo sostanzialmente, dopo l'aiuto che mi ha dato Cecca per parlare di Serie B, per parlare, provare un pochettino a fare una carrellata volante su quello che è stato l'inizio di questa C-Gold, una C-Gold che ha visto le prime amichevoli, partendo magari da quello che ho visto direttamente, cioè la Virtus Savatelli, che è una Virtus convincente, anche se è ancora un pochettino con le gambe pesanti per una preparazione iniziata da poco, che comunque è andata a pareggiare, perché in amichevole si può anche fare questo, pareggiare un amichevole contro una Materica, anche qui appesantita dalle fatiche di Coppa e dell'allenamento, però un amichevole che ha dato dei segnali importanti, secondo me, sia per coach Chini che per coach Schiavi, di due squadre comunque pronte, reattive, battagliere. Bene, molto bene Ciarpella, molto bene abbastanza bene Bazzani, anche lui gambe un po' pesanti per la preparazione, tanti giocatori che comunque hanno fatto sentire la propria, ovviamente Vallasciani e Felicioni, insomma nella Virtus ormai sono senatori e quindi sanno adattarsi bene, sono già un pochettino più avanti anche perché sono al secondo anno con coach Schiavi, ma è una squadra di Civitanova che per ora può essere soddisfatta. Civitanova che affronterà oggi, tra qualche ora, insomma, nel torneo di Memorial Fabi, Sutor, Porto Sant'Elpidio e Pallacanestro Recanati. La partita sarà Virtus contro Pallacanestro Recanati e Sutor, Porto Sant'Elpidio. Un torneo importante tra quattro squadre di C-Gold, comunque con pedigree, con ambizione, perché Sant'Elpidio abbiamo detto che insomma quest'anno vuol far bene, Civitanova non nasconde di voler provare a restare tra le prime tre, Recanati ambiziosissima, è già una squadra di C-Gold aggiunta, la Sutor che ha fatto un passo falso nella prima amichevole stagionale quando insomma priva di falso
cosa non da poco, è andata a scivolare contro una San Benedettese, quindi staremo a vedere un pochettino, settimana prossima vi diremo i risultati di questo torneo che chiaramente ha il valore di un torneo estivo, però sia per la persona a cui è intitolato, sia perché per il valore delle squadre in campo, sostanzialmente sono quattro derby, credo che di amichevole avrà ben poco e sarà bello così. Agganciandomi al discorso San Benedettese che ha fatto delle mosse interessanti, do un'occhiata ai miei appunti, hanno preso Caloia, il lungo, chiamiamolo così, il lungo un po' undersized, ma molto interessante, che era aggregato alla Serie A2 l'anno scorso e ha fatto molto bene, dominando e vincendo il campionato con Dani Aniello in Serie D, e sarà un'aggiunta importante per un roster molto giovane, molto interessante. San Benedettese, che appunto la seconda amichevole con la Taurus, invece è uscita sconfitta prendendo 3-4 su 4 da una Taurus brillante. Non abbiamo chiaramente la possibilità di vedere le partite, qualche chiacchiera con i colleghi, assolutamente sì, è una Taurus comunque giovane e brillante che battagliera, ecco. Porto Recanati ha dominato la prima uscita con Porto San Giorgio con un Gamazzo difficile da contenere. Gamazzo si candida in maniera abbastanza importante come MVP del campionato di C-Gold. Porto Recanati, che appunto vedremo, impegnata già in amichevole questa settimana, e vedremo un pochettino se ci saranno miglioramenti. Bene Baldoni e Mancini, tre lunghi molto importanti con Gamazza, insomma quelli dell'Attila Junior Basket, squadra favorita alla vittoria del campionato, in doppia cifra Redolf, in doppia cifra insomma Alessandroni, che da specialista è tanta roba. E Porto Recanati, che appunto procede un pochettino a fare, non dico spenti perché chiaramente ha tutta l'attenzione addosso, però dimostrando di essere con merito una delle principali candidate. Sponda Pesarese, coach Maurizio Surico ha detto che non era soddisfatto della prima, quindi hanno vinto la seconda con Sant'Arcangelo, la squadra di C Silver, ma anche qua una C Silver ambiziosissima, quella di coach Bernardi, per intenderci ci gioca Genio Rivali e Pesaresi, quindi non stiamo parlando di una squadra di categoria superiore. Pisauro è una squadra molto interessante, che con una rotazione di quattro lunghi veri importanti sta trovando gli equilibri soprattutto tra gli esterni, dove andrà ripartita un pochettino la mole di punti e proprio di tiri, però ecco, immediatamente a ridosso delle prime. E per concludere un pochettino la carrellata volante di questa C-Gold, che spero insomma possa essere interessata a tutti, ci sarà la nostra paglia, sicuramente dagli Stati Uniti si farà una risata, la finale di Coppa Italia, una Coppa Italia che è la finale però dello scorso anno, della finale di C-Gold tra Foligno e Osimo, con andata questo sabato ad Osimo e ritorno poi a Foligno. Osimo, di cui insomma vedremo finalmente il roster più o meno definitivo, non so se è tornato Gianni Dubois, che so che aveva qualche problema di volo, ecco, semplicemente legato alle tempistiche per far arrivare il volo dall'Argentina, far partire il volo dall'Argentina, e un giorno ci spiegheranno l'utilità di fare una finale di Coppa Italia con dei roster completamente diversi da quelli dell'anno prima, totalmente diversi, però tant'è. Foligno, che invece ha dimostrato nelle prime uscite di essere già abbastanza in gas, come spesso scorrono le squadre di Pierotti, belle veloci, belle insomma atletiche, e con Mariotti in cabina di regia che insomma, come Paglia aveva suggerito nelle precedenti puntate, è un po' la novità, un po' un ritorno, e Mariotti che ha già in mano la squadra, come normale che fosse, in quanto insomma capitano e leader storico di una squadra pronta per fare comunque molto bene. E direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi per appunto questa puntata un po' particolare, un viaggio di nozze edition, la richiameremo così. Ringrazio come sempre Giuseppe Contigiani e Basket Market, che ci ospita sulle sue piattaforme. Vi ricordo i nostri riferimenti, insomma, su Fermo TV e su YouTube Immarcabile TV, dove trovate tutti l'archivio delle nostre puntate precedenti, su Spotify, Apple Podcast e la versione audio. Io vi ringrazio e ci ritroveremo con un ospite speciale, diciamo, anche la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini, il tiro è canestro di Attilio.